Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandito. Qui siamo a Raw, puntata del maggio del 2005, se non sbaglio, 22 maggio. Non dovrei sbagliarmi, se dovessi sbagliare mi corrigerete, come diceva un grandissimo papa, anche se non sono molto religioso. Vabbè, come sempre sto divagando. Vabbè, ho sbagliato la data, è il 2 maggio 2005. Siamo al Fritz Center di Boston, in Massachusetts, e qui vediamo gli sponsor dell'attuale puntata di Raw, che sinceramente poco ci interessano. Questo è un match del Gold Rush Tournament, che è appunto un torneo che dava al vincitore una title shot per il World Heavyweight Championship detenuto da Batista. Qui siamo nel match del primo round, del round iniziale di questo torneo, e la cosa particolare è che, diciamo, il lottatore non sapeva chi fosse, chi sarebbe stato il suo avversario. Scopriamo l'avversario di Shelton Benjamin. Oh oh! Shawn Michaels è all'interno del Gold Rush Tournament, quindi potrebbe avere la possibilità di andare per il titolo del mondo contro Batista. Ovviamente dovrebbe vincere il torneo, come dire, l'intero torneo per andare contro Batista, però Shawn Michaels è nell'otto dei lottatori che partecipano a questo torneo, che si chiama appunto Gold Rush Tournament, la corsa all'oro. L'arbitro del match è Earl Hebner. Qui abbiamo di fronte uno dei lottatori più promettenti del roster di Raw contro una delle leggende in assoluto della WWE e del wrestling in generale. Shelton Benjamin, all'epoca campione intercontinentale, da quando è arrivato a Raw nella primavera del 2004, durante il draft, ha dimostrato di saperci fare, nel senso che la prima notte a Raw addirittura ha battuto Triple H, per darvi una regolata. Poi diciamo che dopo piccoli sprazzi di importanza la sua carriera si è poi tra virgolette fossilizzata, e non è un male, nella lotta per il titolo intercontinentale. Mentre Shawn Michaels non va per il titolo del mondo da più di un anno, da quando Chris Benoit era il campione del mondo, quindi parliamo di giugno del 2004, quindi quasi un anno, no, che cacchio dico, è da novembre, ottobre-novembre, che Shawn Michaels non va per il titolo, sì, perché Taboo Tuesday affrontò Triple H per il titolo del mondo, se non ricordo male. Però Shawn Michaels proviene da un match molto importante, perché qui siamo nella puntata di Raw post Backlash 2005, pay per view, dove Shelton Benjamin, un attimo che controllo, difeso il titolo intercontinentale da assalto di chi? Perdonate questo vuoto di memoria, ma ovviamente non è che vi posso ricordare tutto. Vediamo un po'. Ha battuto un attimo Chris Jericho per il titolo intercontinentale. Quindi, come dire, un lottatore che Benjamin ha già battuto in passato, l'ha battuto anche a Backlash. Invece Shawn Michaels ha fatto per la prima volta coppia con un'altra grandissima leggenda del wrestling, forse la più grande leggenda del wrestling, ovvero Hulk Hogan. Ha fatto a coppia con lui per affrontare la coppia formata Muhammad Hassan e i Daivari. Ovviamente Michaels e Hogan hanno stravinto quell'incontro. Ma passiamo a questo incontro che stiamo vedendo, che se ho scelto è per un motivo ben preciso, probabilmente già avete capito, ma non diamo spoiler, godiamoci il match come se lo vedessimo per la prima volta. Vediamo Shawn Michaels che cerca di indebolire Shelton Benjamin con una side deadlock, poi lo abbatte con uno shoulder block. Shawn Michaels dà dimostrazione delle sue grandi doti di agilità, però Shelton Benjamin ovviamente non sta lì a guardare, subisce l'hip toss, poi colpisce Shawn Michaels con un calcione e poi lo colpisce con una serie di arm drag. E qui Shawn Michaels sembra
infastidito dall'atteggiamento di Benjamin, dal fatto che Benjamin l'affronti ad armi pari. Ma caro Sean, ovviamente tu sei nel roster di Raw da tempo, probabilmente non hai mai lottato contro Shelton Benjamin, ma se hai visto gli show, visto che ne eri presente e riprendete le show, hai visto come Shelton Benjamin affronta gli incontri, quindi è inutile che ti incazzi, cioè è un atteggiamento poco produttivo quello che sta avendo Shawn Michaels in questo momento. Qui l'Hardbreak Kid è chiuso in un straight headlock, anzi cerca in qualche modo, tentando di schienamenti, di ottenere, di ribaltare la situazione, ma a quanto pare le cose non cambiano. Ancora Sean, che adesso si libera, anzi tenta lui la side headlock, però Benjamin porta le corde, si libera, ma Benjamin subisce lo shoulder block di Shawn Michaels, che poi con un'azione veramente originale chiude Shelton Benjamin in un tentativo di schienamento, ma ottiene solo un conto di due. Shawn Michaels ha puntato di nuovo il titolo del mondo, è evidente, perché se no non si comprende questa frustrazione che sta avendo durante questo incontro. Pensava che il suo compito fosse più facile, ma evidentemente così non è, perché Shelton Benjamin, guardate come affronta Shawn Michaels, cioè l'ex membro dei World Greatest Tag Team, non è che sta affrontando, che ne so, Eugene, sta affrontando Shawn Michaels. Ma Shelton Benjamin se ne sbatte e affronta chiunque gli si pari davanti con lo stesso atteggiamento, con la stessa voglia di fare. E Shawn Michaels, a Shawn Michaels questa cosa non piace, e qui rientriamo dalla pausa pubblicitaria americana con Shelton Benjamin che ribalta un tentativo di superplex di Shawn Michaels con un crossbody. Mamma mia, una grande mossa da parte di Shelton Benjamin. E qui vediamo l'arbitro Earl Hebner che conta entrambi gli atleti, perché sono entrambi a terra. E qui rivediamo nel replay la grande mossa di agilità di Shelton Benjamin, che in maniera spettacolare ribalta il tentativo di back suplex di Shawn Michaels in un crossbody. E qui vediamo se Michaels e Benjamin riescono a rimettersi in piedi. Ovviamente, certo che ci riescono. E qui vediamo Batista che nel backstage guarda il match con molto interesse. Non sarà l'unico match del Gold Rush Tournament, non sarà l'unico match che dovrà guardare quest'oggi, perché ce ne saranno altri. E qui attenzione, Shelton Benjamin va con un Samoan Drop su Shawn Michaels. L'arbitro ancora Hebner conta entrambi gli atleti. Vediamo cosa succede. I due si rialzano, si rimettono in piedi. Un scambio di colpi tra i due, però sembra Benjamin avere la meglio. Attenzione, running forearm da parte di Shelton Benjamin. Clothesline, seconda clothesline. Attenzione, backbreaker, e solo contro di due, solo contro di due da parte di Shelton Benjamin, che va adesso con una sweep. Calcione da parte di Shawn Michaels, che va adesso con una chop. Attenzione, Aris Whip rovesciato, e qui Shawn Michaels mette in gioco la sua flying forearm, quella originale. E qui ancora i due sono a terra. Questo è il secondo match del Gold Rush Tournament. Nel primo incontro Kane ha battuto Christian. Ovviamente ce ne saranno altri due all'interno della puntata stessa. E qui Shawn Michaels si rialza, e anche Shelton Benjamin si rialza. Guardate Shelton Benjamin che qui va con una lapa, un sunset flip, ma Shawn Michaels si libera, evita, anzi guardate qui
grandi capovolgimenti di fronte da entrambi gli atleti. E qui, aia, catch up da parte di Shawn Michaels, che distrugge completamente il petto di Shelton Benjamin. Uno Shawn Michaels che vuole assolutamente mettere e scrivere la parola fine a questo incontro. Porta Shelton Benjamin all'angolo. Un'altra chop da parte di Shawn Michaels. Shelton Benjamin a subire. Irish Whip rovesciato. Shawn Michaels a subire. E qui Stinger Splash da parte di Shelton Benjamin. E qui attenzione, tentativo di T-Bone Suplex. Shawn Michaels lo evita. Attenzione, back body drop con una sola spalla da parte di Michaels. Benjamin a subire. E qui l'arbitro Rebner ancora a contare entrambi gli atleti. Shawn Michaels si rimette in piedi. Benjamin fa lo stesso. Anzi, Shawn Michaels secondo me sta proprio puntando Shelton Benjamin per poter andare per la Switch Music. Ma Benjamin la evita. Attenzione, calcio di rovesciata da parte di Benjamin, che va per lo schieramento. 1, 2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Rebner. Shelton Benjamin, e questa volta è lui che si fa tradire dai fumi della frustrazione. Qui rivediamo la classica azione da parte di Benjamin, questo calcio rovesciato che parte da un tentativo di blocco da parte di Shawn Michaels. E qui Benjamin prende Shawn Michaels, lo porta, lo posiziona delicatamente, se così si può dire, sulla terza corda. Poi lo va a riprendere. Attenzione, scontro ad alta quota tra Michaels e Benjamin. E Michaels ad avere la meglio, con Benjamin che a terra malamente sul ring. E qui Shawn Michaels va sulla terza corda, punta Shelton Benjamin e va per il classico flying elbow drop, perfettamente a segno. E qui Shawn Michaels, gli vengono delle convulsioni e anche sanguinante in bocca, leggermente sanguinante. Shawn Michaels sente l'appoggio del pubblico di Boston, sede dell'attuale puntata di Raw. Ricordiamo, puntata di Raw del 2 maggio 2005. Shawn Michaels si mette ad accordare gli strumenti e potrebbe già andare per la Switch Music. Vediamo se va. Gli strumenti sono già accordati. Eccolo là. No! Benjamin ha bloccato lo Switch Music, che va con un calcione. Poi per coprire. 1, 2. No! Ancora due. E solamente 2. E qui Benjamin non capisce più niente. Ha compiuto l'impresa, ovvero quella di bloccare la Switch Music. Però lui poteva andare per il T-Bone Suplex, che è la sua mossa finale, la sua mossa risolutiva. E qui, se le inginocchiate, guardate l'agilità di Benjamin, guardate qui. Un capolavoro da parte di Shelton Benjamin. Uno springboard flying clothesline da parte di Shelton Benjamin, che poi va per lo schieramento, ma non c'è il 3. Solo conto di 2. Qui guardate il volto di Shelton Benjamin, che vale più di 1000 parole. Quindi vediamo nel replay, guardate qui l'agilità. È un qualcosa di straordinario questo ragazzo. E qui Shelton Benjamin va fuori dal ring, lanciato da Shawn Michaels, va in springboard. Ma Shawn Michaels non colpisce il buono con la Switch Music e va per lo schieramento. E c'è il conto di 3. Shawn Michaels va alle semifinali del Gold Rush Tournament. Finale spettacolare per un match spettacolare, un match veramente straordinario fra due straordinari atleti, Shawn Michaels e Shelton Benjamin. E qui Shawn Michaels ha dovuto sudare più delle proverbiali sette camicie per avere la gioia di Shelton Benjamin. Ha dovuto cacciare il coniglio dal cilindro, questa Switch Music eseguita mentre Shelton Benjamin volava. E secondo me Shelton Benjamin non si ricorderà manco più come si chiama per i prossimi 2-3 mesi minimo. E qui Shawn Michaels
e vi rivediamo nel replay il capo. Questo è un capolavoro di coordinazione, di precisione da parte di Shawn Michaels, che ha beccato Shelton Benjamin in volo e lo ha distrutto con questa switching music veramente devastante. Per poi ottenere, e qui vediamo da quest'altra angolazione, la più bella secondo me, dove si vede proprio l'impatto del volto di Shelton Benjamin contro il piede di Shawn Michaels, che vince questo match e avanza alle semifinali del Gold Rush Tournament. E qui Shawn Michaels, come dire, dà una pacca sulla spalla a Benjamin, perché lo ha messo veramente alla prova. Bene, su queste immagini io vi ringrazio per aver visto questo ennesimo video delle tre cronache del Pandita. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube.